Buongiorno, sono il professor Massimiliano Sala dell'Università di Trento e in questo breve video vi spiegherò molto velocemente come abbiamo rotto 4 wallet Bitcoin usando un pochino di matematica. Questa collaborazione l'ho fatta all'interno dell'Associazione Nazionale dei Componenti Cifris ed è stata collaborazione tra Trento e Bari. Allora, chi possiede Bitcoin? Beh, al di là dei discorsi legali o amministrativi o di qualunque altro tipo che uno possa fare, da un punto di vista strettamente crittografico, nessuno possiede Bitcoin. Sulla blockchain Bitcoin non c'è un elenco di padroni di Bitcoin. Tutto quello che c'è un elenco di indirizzi. Quindi possiamo immaginare, ora è una semplificazione estrema, possiamo immaginare che i Bitcoin siano sparpagliati fra tante cassaforti digitali che si chiamano indirizzi Bitcoin. Allora, se uno conosce il tuo indirizzo Bitcoin, ti può mandare dei Bitcoin. Così come se uno conosce il tuo IBAN, ti può mandare degli euro. Ora, un indirizzo Bitcoin è associato a una cosa che si chiama una chiave privata, che è un concetto crittografico. Questa chiave dovete pensarla come un numero, una stringa, un insieme di lettere, di numeri, eccetera. E se uno ha la chiave privata di un indirizzo Bitcoin, può ricavare l'indirizzo. È una cosa semplice, un sistema matematico e col computer è una cosa immediata, velocissima. Però, se uno ha l'indirizzo, trovare la chiave privata, più correttamente una delle chiavi private, è una cosa molto complicata. Cioè, teoricamente si saprebbe come fare, ma è computazionalmente infattibile. Il computer non può farcela. Perché è importante la chiave privata? Beh, a parte alcuni indirizzi speciali, di cui non parliamo, per la stragrande maggioranza degli indirizzi Bitcoin, chiunque possiede la chiave privata di un indirizzo Bitcoin può spostare i soldi, può spostare i Bitcoin da quell'indirizzo a un altro. Quindi il padrone di un indirizzo Bitcoin, quindi il padrone di quei Bitcoin, è chi possiede la chiave privata. Ok, ma allora se basta sapere la chiave privata, perché la gente non li cerca, no? Teoricamente non è difficile trovare la chiave privata. Uno sulla blockchain Bitcoin vede un bel indirizzo Bitcoin che ha magari 1000 Bitcoin sopra, uno potrebbe dire troviamo la chiave privata, cosa ci vuole? Perché tu in teoria potresti prendere tutte le chiavi private, calcoli quindi tutti gli indirizzi Bitcoin che corrispondono a tutte le chiavi private e controlli sulla blockchain quando trovi l'indirizzo. Però questo non è possibile. Per fortuna, altrimenti tutto il Bitcoin crollerebbe. Non è possibile perché sono troppe le possibili chiavi private, non è possibile esplorarle tutte. E quindi in teoria non è possibile, provandone anche tantissime, ma con i computer attuali, provandone un numero enorme, ciononostante, non dovrebbe essere possibile riuscire a trovare nemmeno la chiave di un indirizzo vero. Ma che succederebbe se le chiavi private non fossero tutte così sparpagliate? Così random, che succederebbe se qualcuna di queste fosse speciale, fosse contenuta in un insieme piccolo? Allora basterebbe provare tutte le chiavi private speciali, calcoli tutti i loro indirizzi, vai a vedere se qualche indirizzo effettivamente ha del Bitcoin. Allora io guardai i programmi che generavano le chiavi private, perché non sono le persone, gli utenti che generano le chiavi private, quelle sono generate dai programmi, dai wallet che uno si scarica o sul telefonino o sul computer. E guardando quelli mi viene il sospetto che alcune chiavi private potessero essere speciali, potrebbero essere contenute in un insieme particolare. Nel 2018 decisi di provare questa mia congettura, questa mia teoria, e mise a lavoro due ragazzi in gamba che erano a Trento in quel periodo. C'era Domenica Soggiorno, quella che ha fatto il grosso del lavoro, che era una ragazza di Bari, una laureanda con il professor Roberto La Scala, che venne a Trento per qualche mese proprio a fare uno stage in collaborazione tra Trento e Bari. E poi ci lavorò Daniele Taufe, che era un mio dottorando all'epoca. Quindi questi due ragazzi in gamba lavorarono su questa mia idea. Ebbene, contro ogni attesa, contro ogni probabilità aspettativa, loro trovarono ben quattro indirizzi Bitcoin che erano generati da queste chiavi speciali. Indirizzi Bitcoin che conteniamo soldi, conteniamo Bitcoin effettivamente. Ora non ci siamo pagati i soldi, chiaramente. Abbiamo avuto un altro problema, perché
una volta scoperti che questi indirizzi, la chiave privata era facile da trovare perché era speciale, come facciamo a avvertire i proprietari che sono anonimi? Beh, abbiamo dovuto anche capire come fare questa cosa. E questo è stato interessante. Ebbene, quello che vi ho detto ora è solo una presentazione così, assolutamente divulgativa. Se volete sapere esattamente quello che abbiamo fatto, esattamente come abbiamo trovato le chiavi deboli, come abbiamo avvertito i proprietari, tutto quello che abbiamo fatto sopra qua, guardatevi il seminario che ha tenuto la domenica soggiorno ad Ancona nel 2020, all'interno di questo convegno che abbiamo organizzato, il primo convegno di criptoanalisi italiana, Cryptanalysis e Key Tooling Securing and Breaking Ciphers. Qui vedete il link al sito con la presentazione di domenica e nella descrizione di questo video troverete il link al video di domenica che proprio racconta lei in persona in dettaglio tutto quello che è successo. Ora, se siete matematici, potrei dirvi già un pochino come abbiamo fatto, cioè dove sono queste chiavi speciali, però questo vi rovina la sorpresa di guardare il video di domenica, quindi non fatevi rovinare la sorpresa, smettete di ascoltare ora il video e spegnete se siete matematici. Se però volete assolutamente sapere un accenno di quello che abbiamo fatto, allora è uno spoiler, siete stati avvertiti.